Recentemente vi ho raccontato di vari cartoni proibiti, cartoni che non è più permesso trasmettere. Si tratta di cartoni che si trovano ufficialmente in un elenco da molti molti anni e per esempio gli 11 cartoni proibiti della Warner Bros. Sono gli 11 cartoni proibiti. Ah, c'è l'elenco completo, ci sono le dichiarazioni della Warner che ci dice che cosa c'è che non va in quei cartoni e ci rivela che sì, va bene, li mostreremo solo come documento storico all'interno di alcuni documentari e DVD appositi pensati solamente per mostrare come venivano. Perfetto. Ma ci sono anche dei cartoni che mi sorprende che non siano state censurate. Cioè, non vi sto dicendo che secondo me dovrebbero essere censurati. Mi sorprende che ci siano quella di cartoni come questi che non siano affatto proibiti. Topolino va in Abissinia. Allora, ci troviamo nel 35. In Italia c'è il fascismo. E Mussolini vuole dimostrare che l'Italia è tranquillamente all'altezza delle altre grandi potenze mondiali come l'Inghilterra e quindi vuole una colonia. E decide di conquistare quell'angolino d'Africa chiamato Etiopia, che ai tempi si chiamava Abissinia. A quanto pare Topolino è felicissimo di partecipare. Chi è quel coloniale così allegro che fa ridere tutta la truppa? È il più bel tipo di militare che sia sbarcato nell'Africa orientale. Eccolo che viene da questa parte. Oh, compagni, non ci può. Come vi chiamate? Topolino! Vi ricordo che ai tempi la parola con la N non si utilizzava. In Italia la parola corretta per riferirsi a chi fosse di pelle scura era Mori. Una persona nera era un Moro. Semplicemente perché la parola con la N non l'avevamo ancora presa in prestito dagli americani. A che ora comincia il combattimento? Piano, piano, che furia! Riceverete ordini! Dite un po', chi vi ha armato? Nessuno! Mi sono armato da solo! Ho la spada, il fucile, una mitragliatrice sulle spalle e mezzo litro di gas estinguenti nella borraccia. E che cosa intendete fare? Appena vedo il nero, lo servo dovere. Se è nero, lo faccio diventare bianco dallo spavento. Bravo soldato Topolino. Io vorrei ricordarvi che questo Topolino non è censurato. Non c'è nessun tipo di divieto. Tranquilli, in realtà non avevano il permesso della Disney per fare questa cosa. E trovo assurdo che la Disney non abbia ancora minimamente rotto le palle per questa storia, non ha ancora detto niente, non ha chiesto niente. Io non so se la Disney stia facendo finta che questa cosa non esista, o se si sia semplicemente arresa a non preoccuparsene. Oh, finalmente si comincia! Ma no, non siate così impaziente, questo è il cannone di mezzogiorno. Ma io ho molta premura, ho promesso alla mia mamma di mandarle una pelle di un moro per farti un paio di scarpe. Benissimo! A mio padre manderò 3 o 4 pelli per fare i cuscini della sua valilla. E da mio Dio un vagone di pelli, perché fai il guanzaio? Ma quanti ne volete uccidere? Avete poche cartucce con voi. Che era quella cosa? Cos'era? Ora ho paura di Topolino. Che bel tipo. Lo muoviamo con ardore, il nemico a sterminare, che il vessillo tricolore dovrà sempre trionfare. Il punto è che la storia va avanti, poi Topolino in guerra ci va. Non risponde! Questa è la voce di Pluto, non chiedetemi perché Pluto sappia parlare all'interno di questo fantastico episodio. Senti che bella musica! È l'artiglieria che ha cominciato il bombardamento! È aberrante! La Rosa di Baghdad del 1949. Si tratta di uno dei primissimi film d'animazione italiani. Ma scusa, se è uno dei primissimi, anzi forse addirittura il primo per certi versi, sembra realizzato dalla Disney, com'è possibile che voi non l'abbiate sentito nominare? Ci arriviamo. Allora, è un film meraviglioso, fantastico, grande colonna sonora, grande animazione, certamente non sono stati davvero all'altezza di Disney, ma ci siamo quasi. E effettivamente ci sono un paio di cosette carine. Allora, guardiamo. Racconta la storia di questa principessa, figlia del sultano, che è bellissima, così bella che attrae l'attenzione del perfido Jafar.
che la vuole sposare a tutti i costi. E noi seguiamo le vicende di questo ragazzino che si prende una cotta per la principessa. Ma Jafar non può permettere questa cosa, quindi decide di farlo rapire da uno stregone. Ok, sembra una fiaba. Che c'è di male? Bene, bisogna trovare un modo per punire il bambino. Bisogna fare in modo che lui non possa più essere amato dalla principessa. Quindi lo stregone deve decidere in che cosa trasformarlo. Ti farò gimboso e basso. No, non mi piace. Ti farò sottile e lungo. Ah, così non va. Ti farò dal naso un punto. Ok, serve ancora peggio. Cioè, lo stregone adesso sta affrontando il problema che lui potrebbe anche essere amato. Se fosse brutto, se fosse gobbo, se fosse... Quindi lo trasforma nella cosa più orribile che ci sia sul pianeta Terra. La cosa più disgustosa, più indecente, più terrificante, più orribile che si possa essere. Tanto che il bambino implora di no. Un nero. Manigoldo traditore, ti farò cambiare aspetto, ti farò mutar colore, obbligante maledetto, diventarti fo morendo. Così mi piace. E visto che è nero, sua madre non lo può più amare, nessuno lo può più amare, nessuno lo può più trattare bene, lui è una persona orribile, il bambino è disgustoso e dovrà trovare il modo di ritornare bianco alla fine del film. Perché? Calimero del 1963, sì, sto per beccarmi un sacco di insulti, ma ragazzi miei, ora, cerco di spiegarvi per bene. Calimero non è un nero, non è di qualche etnia, né la rappresenta, tranquilli. Ma, allora, io ho studiato il modo in cui l'animazione, così come ogni forma d'arte, può influenzare le masse. E quando un bambino cresce con Calimero e si abitua a considerare normale che sua madre gli dica «Mamma, io non ti posso amare, sei nero». Sta insegnando che essere nero è un difetto, che essere nero è un peccato e che dovremmo essere bianchi. E nel corso del cartone non ci si concentra un granché sul fatto di essere sporchi e quindi in realtà deve essere pulito per essere amato. No, dicono sempre nero. Tu sei la mia mamma? No, guarda che ti sbagli, sa. Mi non ho pulcini neri. Ma se io fossi bianco, mi vorresti? Certamente, piccolo. E quando finalmente salta fuori che lui in realtà è sporco, non è nero, è un «Ah, per fortuna, allora non sono nero». Sì, così stai rimarcando il fatto che il problema fosse essere nero. Cosa c'è? Non trovo la mia mamma perché sono nero. Tu non sei nero, sei solo sporco. La. Lava come lava. Cioè, al giorno d'oggi avremmo messo una madre che accetta lo stesso Calimero nonostante sia nero e quindi questo fa presupporre che magari non sia suo figlio. Ma vuoi bene a una persona a prescindere dal fatto che sia o meno nera. Qui invece no. Qui il messaggio è proprio... se solo fossi bianco. E proprio come Calimero si interrompeva per fare pubblicità alla Ava, beh, signore e signori, Pampling. Lo conoscete Pampling, questo sito che produce magliette con dei design molto particolari? Beh, questo è un costume, perché fanno anche costumi. Fanno calze, fanno costumi, fanno felpe, fanno poster, fanno quadri, fanno cover del telefono. Voi vi prego date un'occhiata a Pampling perché c'è sempre qualcosa. Dovete semplicemente scrivere zucca quando avete finito di fare il vostro acquisto. La festa di compleanno di Lulu. Lulu era una serie di cartoni animati e in questo episodio del 44... Ma qui abbiamo un intero cartone che non ha niente di male, non dice nulla di male contro i neri, ma... ci mostra Lulu che possiede una Mammy. Questo potrebbe essere di aiuto per fare un altro discorso sulla blackface. Che c'è di male? Dopotutto, Lulu ha una cameriera. È una normalissima cameriera. Ai tempi, anche negli anni 40, era probabile avere una cameriera nera. Quindi,
qual è il problema? Il problema è che non è rappresentato come una donna qualsiasi, è una blackface. Ora, vi ho già spiegato, la blackface è un gruppo di personaggi che arrivavano da uno show, il minstrel show, che veniva fatto da dei bianchi che si prendevano gioco dei neri. Io, visto che molte persone non hanno ancora capito quale sia il problema, cerco di rendervelo esplicito con un personaggio nello specifico. Questa è la Mammy. Allora, che cos'è la Mammy? La Mammy ha sempre lo stesso aspetto, più o meno. Capiamo che è una blackface grazie al fatto di avere i labbroni grossi e rossi. I neri non hanno labbra grosse e rosse. E il fatto che lei abbia tutto l'aspetto del personaggio dei Minstrel Show che veniva chiamato Mammy. È un personaggio, ok? Quindi non stiamo guardando una nera. È come se io facessi un ritratto di Papa Francesco e vi dicessi: ma questo è un bianco. Beh, prima che essere un bianco è Papa Francesco, non è un bianco qualsiasi. Bene, questa non è una nera qualsiasi, questa è Mammy. E Mammy è un personaggio di Minstrel Show. Lo capiamo per esempio dal fatto che lei indossi dei vestiti colorati e grembiule. Le vere schiave non avevano vestiti colorati. Non... Certo, esistono di sicuro eccezioni, ma non era la normalità. È Mammy che viene rappresentata con i vestiti colorati. E il fazzoletto in testa. Il fazzoletto in testa è in realtà una cosa che le schiave nere si mettevano in testa per essere meno attraenti. Perché spesso venivano stuprate o comunque molestate da parte del padrone, che certo non voleva fare cose con loro in pubblico, non si poteva accettare questa cosa, ma nel privato finivano per commettere parecchie violenze. E quindi le schiave nere, spesso, soprattutto quelle che lavoravano in casa, che quindi potevano mantenersi un po' più pulite, non si spaccavano le dita e che spesso venivano selezionate proprio perché erano le più carine, si mettevano in testa questi grossi fazzolettoni per cercare di nascondere i capelli e le acconciature e cercare di essere meno sessualizzabili possibile. Cercavano in tutti i modi di non essere sexy per non provocare il padrone e non doversi ritrovare ad essere violentate. Poi la Mammy è rappresentata grassa, corpulenta, ma in realtà le vere Mammy che vivevano davvero nelle piantagioni, eccetera, erano magre e adolescenti. Era raro che potessero permettersi di essere grasse, visto il poco che potevano mangiare e quanto dovessero lavorare, e in genere erano molto giovani e venivano buttate via appena iniziavano ad essere un po' disgustose perché erano troppo vecchie. Esistevano delle schiave nello specifico che avessero più o meno l'aspetto della Mammy, esistevano, ma non erano la normalità. Esistevano anche delle Mammy che addirittura avevano accudito i figli del padrone e li avevano cresciuti come se fossero la loro madre. Ma c'è un problema. Tutte quante queste cose della Mammy che è buona, che cresce i figli al posto tuo, che parte integrante della famiglia, era tutta una narrativa inventata da parte dei Minstrel Show. I Minstrel Show avevano tra i loro scopi quelli di far credere che gli schiavisti non erano cattivi. Cioè, immaginate quel che succede. Gli schiavisti hanno sempre avuto schiavi per tutta la loro esistenza, per tutta la loro vita hanno sempre avuto degli schiavi, e all'improvviso il presidente dice: no, lo schiavismo è sbagliato. E gli schiavisti ovviamente vogliono dire a tutto il mondo: no, noi non siamo cattivi. Cioè, quando tu scopri all'improvviso che quello che hai sempre fatto era sbagliato, non vuoi che la gente ti dia del cattivo, eri incompreso, non lo sapevi, era un'altra epoca, vuoi una giustificazione. Quindi un paio d'anni dopo la fine dello schiavismo si iniziò a cercare di cambiare la storia dello schiavismo e dire: ma sì, ma i neri erano abbastanza felici di essere frustati. A loro stava bene, era la loro indole. Le Mammy, ma erano felici di dover accudire i figli dei bianchi. Si cercava di nascondere la verità, ovvero che le schiave in realtà fossero costrette ad abbandonare i loro figli perché non avevano tempo da dedicare a loro per crescerli in salute e dovevano dedicare tutti i loro sforzi ai figli dei bianchi. E per questo vendevano i loro bambini o li abbandonavano, o capitava addirittura che li soffocassero da neonati per cercare di liberarsi di loro. E quindi si associava l'immagine di questa donna all'immagine di una madre amorevole, che quindi sembrava una schiava che faceva bene, ma alla fine non era schiavismo, ma alla fine lei era praticamente una babysitter, era praticamente una donna di casa che ti ricorda tua madre, che si veste come una madre, molto materna. Non erano così le schiave.
Magari avessero potuto fare una vita del genere. La verità è che le schiave morivano di fame ed erano un giocattolo da buttare via appena diventavano troppo vecchie per essere sexy per il padrone. Anzi, parlando di giocattoli, i minstrel show erano così terribili perché questi personaggi completamente inventati, che non c'erano nello schiavismo eccetera, come le mammy, venivano anche riprodotti come giocattoli. Venivano venduti giocattoli di questi personaggi, proprio come se fossero, che ne so, i Pokémon. Venivano venduti giocattoli che rappresentavano schiavi dopo la fine dello schiavismo. E venivano rappresentati come se fossero una cosa scherzosa, divertente. Ma sì, la morte di centinaia di persone, sfruttamenti, stupri, la vita di merda che abbiamo fatto fare i neri trasformata in un giocattolo da vendere a tuo figlio per far mangiare la monetina al neretto. Oh, ma che carino. È questo che è offensivo. Vi rendete conto del danno che può fare tutto questo? Trasformare una persona che ha sofferto in un giocattolo divertente, cambiare la storia di quello che è stato rendendola più edulcorata, più carina, alla fine, ma sì, allora andava bene. Ma alla fine i neri non hanno sofferto così tanto durante lo schiavismo. Alla fine i bianchi li stavano salvando da una vita che poteva essere anche peggiore. Tutta una serie di idee che sono aberranti, fanno venire la pelle d'oca. E quando tu in un cartone animato vuoi rappresentare un nero, puoi tranquillamente farlo rappresentando un nero. Rappresentandoti o quello che effettivamente succedeva o una versione completamente inventata. Perché devi prendermi per forza la Mammy? Perché devi prendermi per forza un personaggio dei minstrel show e non ti crei un personaggio nuovo? I racconti dello zio Tom. Finalmente ci siamo arrivati, me lo state chiedendo tutti da sempre. Allora, i racconti dello zio Tom. Si tratta di questo film della Disney su cui la Disney non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione. La Disney non ha detto niente su questo film. Niente. Non produce più giocattoli o cose che potrebbero far riferimento a questo cartone. I suoi personaggi sono stati rimossi da Disneyland. Insomma, la Disney sta facendo qualsiasi cosa per far finta di non aver mai realizzato i racconti dello zio Tom. Perché questo cartone ha un problema? Perché è offensivo? Perché la Disney non ci mette semplicemente davanti un disclaimer e basta? Perché qui non si tratta di un personaggio. Qui non si tratta di un concetto vagamente lì sullo sfondo. Questo film ha problemi un po' ovunque. Qui devo lasciare un grandissimo ringraziamento ad ArkhamJ47 che mi ha aiutato tantissimo a comprendere tutti quanti questi passaggi, già in un'intervista che facemmo ai tempi. Allora, questo film racconta la storia di questo bambino che si ritrova a dover restare senza il padre all'interno di questa villa di campagna in cui lui non è mai stato e odia tutto e tutti e cerca di scappare, ma viene fermato dallo zio Tom, che è questo lavoratore della terra e che è un dipendente della Casa dei Bianchi. Qui sembra che lo zio Tom sia un personaggio più che positivo. Tutti i neri che appaiono sono personaggi positivi e buoni. Qual è il problema? Ritorniamo alla cosa che vi ho spiegato prima. Lo schiavismo non è così che funzionava. E anche dopo la fine dello schiavismo, la situazione non era come quella che vedete nei racconti dello zio Tom. Non è mai stata così. Non c'è mai stata un momento storico in cui ci fosse questo rapporto tra i bianchi e i neri. Il bambino sparisce? C'è lo zio Tom che dice no, tranquilli, è con me. Non era permessa una cosa del genere. Persino nel 40 c'era l'apartheid, vi ricordo, negli Stati Uniti. Non era assolutamente permesso a un nero dire una cosa del genere. Quello che succedeva quando un bambino bianco spariva è che i neri venivano tutti quanti messi in fila e presi a frustrate finché il bambino non saltava fuori. Questo succedeva. Nonna, vabbè, ma tranquilli, ce l'ha lo zio Tom. Queste grandi feste la sera intorno al fuoco non le potevano fare. Dovevano andare a letto immediatamente e svegliarsi la mattina dopo e qualsiasi cosa che il padrone avrebbe chiamato tribale veniva soffocata con le botte. Ricordate quello che ho detto prima, no? Lo schiavista che diceva io cattivo, ma no, ma non era così, ma io li trattavo bene i miei neri. Beh, è strano che in questo film decidano di utilizzare tutte quante quelle edulcorazioni tipiche degli schiavisti che dicevano io no, ma quando mai? Al giorno d'oggi diventa un po' più difficile comprendere questa cosa, ma ai tempi i partiti politici erano molto divisi. E c'erano i partiti del nord e i partiti del sud. E i partiti del sud, in quel momento storico, stavano un attimino dicendo ma noi vorremmo tornare allo schiavismo.
E quindi Disney decise di realizzare questa cosa ed edulcorare tutto questo non perché volesse raccontare una fiaba con i neri, ma per un problema molto più grave, ovvero che voleva che il suo cartone animato fosse godibile per tutti gli Stati Uniti, anche gli stati che erano pro schiavismo. Inoltre, il libro dei racconti di Zio Remus non è così. Lì si parla di vere testimonianze degli schiavi, che qui sono cambiate. Quindi è come se io prendessi Anna Frank, decidessi di fare un film sul suo libro e raccontassi di quando Anna Frank è andata in vacanza in Germania in questo campo estivo un po' strano. Perché devi prendere Anna Frank per fare sta cosa? Volevi raccontare una bambina che aveva in un campo estivo? Potevi scegliere una bambina qualsiasi. Perché hai scelto di fare Anna Frank? Perché hai scelto di fare lo zio Remo? Potevi scegliere un altro personaggio. Perché hai deciso di prendere un libro che raccontava le atrocità dello schiavismo e trasformare in un libro che non racconta le atrocità dello schiavismo? Potevi inventarti una storia nuova. Ma non finisce qui, perché tutti i personaggi neri presenti nel film parlano con il Jive Talk, che è appunto il modo in cui parlavano i neri nei minstrel show, non nel mondo reale. Inoltre, le storie che vengono raccontate sono le storie di Fratel Coniglietto. Fratel Coniglietto esisteva già? Era già un personaggio delle storie. Di quali storie? Di quelle che i neri dovevano raccontarsi tra di loro sulle navi con cui venivano trascinati e deportati dall'Africa agli Stati Uniti. Fratel Coniglietto rappresenta molto questa cosa. I neri che venivano strappati dalla loro terra per diventare schiavi in un altro continente. Ed è molto comprensibile che la Disney si senta un attimino in imbarazzo quando tu vuoi salire su una giostra tranquillissima. Cioè, immagina sta famiglia nera che è... vuole salire su una giostra a Disneyland. E all'entrata c'è Fratel Coniglietto, quello delle navi, della deportazione dall'Africa all'America, che dice a te e ai tuoi bambini: dai, venite! Non dimentichiamo che sia Fratel Coniglietto che Comare Volpe che Compare Orso sono tutti e tre doppiati da dei neri. In italiano non ce ne rendiamo conto, ma loro sono doppiati da dei neri e rappresentano i tre tipi di nero che si pensava esistessero. Ovvero il nero che in realtà è buono ma è ingenuo e quindi va educato. Il nero che è violento e stupido ma in realtà è sottomesso dal servizio. E il nero che in realtà è un imbroglione che vuole fare di tutto per distruggere la società dei bianchi, la bellissima, fantastica società dei bianchi. E questa rappresentazione era un'altra rappresentazione tipica di un tempo, tipica di quando si cercava di screditare i neri e dire no, ma non andava così male nelle piantagioni perché alla fine erano così i neri. Abbiamo questa cosa che pervade tutto quanto il film dall'inizio alla fine. E mi dispiace ammetterlo perché io adoro questo film, lo trovo delizioso, lo trovo fantastico, tra le più belle opere di Disney. Ma non posso far finta che tutto questo problema non ci sia. Coonskin, 1975, film di Ralph Bakshi, che io vi ho mostrato più volte all'interno di questi video. Il film è una grandissima parodia dei racconti dello zio Tom. Il protagonista è Fratel Coniglietto, che è questo nero, che ha due amici, Compare Orso e Comare Volpe. In breve, loro vanno ad Harlem convinti che sia un paradiso per i neri, ma una volta arrivati ad Harlem scoprono che in realtà non è così e dovranno farsi strada per riuscire ad avere il controllo della città, iniziando a fare cose molto violente e a cercare di prendere il controllo della mafia, delle piccole elite, della religione e così via. Di per sé, questo film è una fantastica parodia, tanto per iniziare perché i protagonisti sono in blackface. Lo sono dichiaratamente, proprio per fare una critica al razzismo. E se guardate il film vi renderete conto che Fratel Coniglietto utilizza le stesse tecniche che lo zio Tom aveva insegnato al bambino nei racconti dello zio Tom. E per di più il film
racconta in parallelo la storia, o meglio una sorta di, chiamiamola, satira, di come gli Stati Uniti hanno sempre trattato i neri. E quindi abbiamo questi Stati Uniti che sono questa donna affascinante ed estremamente sessualizzata che si fa desiderare e lo fa in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi c'è questo nero che tutte le volte che prova ad avvicinarsi viene picchiato, viene malmenato, viene ammazzato, viene maltrattato e sfruttato da parte proprio degli Stati Uniti. Tra l'altro questo film si esce con rappresentazioni molto offensive, di nuovo proprio per fare da parodia e lanciare un messaggio anche per esempio degli italiani o degli omosessuali. Ma attenzione, attenzione, è successo che la sua prima proiezione fu al MoMA di New York, il grande museo d'arte moderna, e quello che successe è che fuori dal museo si presentarono i neri. Una quantità incredibile di neri pronti a combattere per i loro diritti e a cercare di boicottare il film, a protestare contro il film, protestare così tanto, ma così tanto, per non vedere il film, perché era troppo razzista, loro non volevano che nessuno lo vedesse, che la Paramount, che aveva prodotto il film, ha deciso di venderlo. Tutto questo fatto da persone che il film non lo avevano visto! E non finisce qui, Ralph Bakshi, l'autore, si ritrovò a dover pubblicare il film in sala tempo dopo con un'altra casa di produzione. Ok, è una rottura di palle, ma si può fare. Una volta uscito di nuovo il film, tornano a rompere le palle. Addirittura ci fu un'associazione che iniziò a entrare nelle sale durante la proiezione del film per intimare alle persone di uscire dalla sala e non guardarlo. Fecero di tutto per boicottare il film, di tutto. E Ralph Bakshi non poté spiegare a nessuno che, ehi ragazzi, non l'avete visto il film non parla di quello che credete, il film usa la blackface ma in un altro modo, non è razzista questo film, l'ho fatto proprio in difesa dei neri, no? Cosa sta succedendo? E mentre Bakshi stava impazzendo a cercare di spiegare ai neri che no, il film non è razzista, ha iniziato a ricevere ringraziamenti. Lettere di ringraziamento da parte di diversi politici di estrema destra americani che gli facevano i complimenti per bravo, finalmente tu ti sei preso gioco di quei brutti neri. Cosa? L'ho ricevuto addirittura una lettera di complimenti dal Ku Klux Klan. Mi sorprende che questo film alla fine non sia stato completamente cancellato e censurato. Mi sorprende che questo non faccia parte dei film proibiti. E ne sono felice, perché giustamente questo non solo non se lo meritava, ma appunto cercava di andare nella direzione esattamente opposta. E sono curioso di comprendere, ci sono dei casi, secondo voi, in cui la blackface o una persona che appunto si tinge la pelle di nero per imitare un nero vadano bene? E vi ricordo il codice Zucca per tutte le magliette, tutto quello che potreste poter desiderare da parte di Pumpkin. Sono fatte bene, la stampa è fantastica, io lo adoro. Attenzione, Atraca, accusati pesi, acqua e a corda, volate l'ancua! Volate l'ancua! Nel furor della battaglia, poi cantando avanzeremo, forse fischia la mitraglia, sul nemico balzeremo. Sergente! Sono sbarcati tutti? Sì, comandante, sono tutti allegri, nessuno ammalato, cantano come fringuelli inneggiando la patria. Benissimo! Chi è quel coloniale così allegro che fa ridere tutta la truppa? È il più bel tipo di militare che sia sbarcato nell'Africa orientale. Eccolo che viene da questa parte. Oh, compagni, nati cuori, ingiuriti noi sarre, offriremo anche timori, Al, come vi chiamate? Topolino! A che distretto appartenete? A nessun distretto, sono volontario! A che ora comincia il combattimento? Piano, piano, che furia! Riceverete ordini! Dite un po', chi vi ha armato? Nessuno! Mi sono armato da solo! Ho la spada, il fucile, una mitragliatrice sulle spalle e mezzo litro di gas estinzianti nella borraccia! E che cosa intendete fare? Appena vedo il nego, lo servo dovere. Se è nero, lo faccio diventare bianco dallo spavento. Bravo soldato Topolino. Oh, finalmente si comincia. Ma no, non siate così impaziente. Questo è il cannone di mezzogiorno. Ma io ho molta premura. Ho promesso alla mia mamma di mandarle una pelle di un moro per farci un paio di scarpe. Benissimo. A mio padre manderò 3 o 4 pelli per fare i cuscini della sua balilla.
e dammi, oddio, un vagone di pelli, perché fai il guanzaio? Ma quanti ne volete uccidere? Avete poche cartucce con voi. Ma io ho inventato un sistema per aver sempre cartucce. Ah sì? E quale sarebbe? Ho applicato ad ogni pallottola un elastico che è fissato alla canna del fucile. Ogni colpo che sparo uccide un moro e la pallottola poi torna al suo posto. Bravo, siete molto furbo voi. Cos'è questo spillo? Si comincia, che gioia! No, insomma, state calmo. Questo è il segnale del rancio. Ah, va bene, ma quando sarà cominciata la battaglia non avrò più bisogno del rancio. Me la vedrò da solo con quei cioccolatini. Ora andate a raggiungere i compagni che si parte subito per l'interno. Signor, sì, corro subito. Che bel tipo. Lo muoviamo con ardore il nemico a sterminare, che il vessillo tricolore dovrà sempre trionfare. Lo muoviamo con ardore il nemico a sterminare, che il vessillo tricolore dovrà sempre trionfare. Topolino, perché non rispondi? Tutto mio, parla sottovoce, altrimenti il nemico si sente. Cosa facciamo? Aspettiamo l'ordine di avanzare per la battaglia. Senti che bella musica! È l'artiglieria che ha cominciato il bombardamento. Chi è che parla lì? Fate silenzio! Siete pronti? Sì! Ricordate gli ordini! Al segnale vi lancerete contro il nemico! Scusi, signor comandante, io avrei pensato che al segnale sarebbe meglio che se ne andassi dall'altra parte. Come? Cosa dite? Vorreste ora voltare le spalle al nemico? No, comandante, ma siccome la terra è rotonda, io pensavo che a girata potevo prendere il nemico alle spalle. Eseguite gli ordini senza discutere! Topolino, mi dici cos'è questa roba che si è annodato? Pluto mio, questa è la maschera. La maschera? E cos'è facciamo? Siamo in carnevale adesso. Ma non capisci proprio niente. Con quella tu sei a posto. Devi sapere che ora avranno tutti la maschera. Oh bella, anche quelli che non fanno la guerra. Sicuro, specialmente quelli. Ma pensa che bella comodità sarà per la strada quando incontro il creditore. Certamente. Ma che bella invenzione. Ma non gridate così. Nelle città poi, quando verranno gli aeroplani a gettare le bombe, tu con la maschera te ne vai in cantina a bere il vino che c'è nelle botti. In barba ai gas sfiglianti. I gas sfiglianti? E che cosa sono? Come, non lo sai? Sono gli odori più tremendi che fanno morire se non hai la maschera che ti difende. Allora chi ha la maschera come noi non muore mai. No, certamente. Voi laggiù, siete pronti? Tra poco si va all'assalto. Pluto, ci siamo. Vedrai ora il mio coraggio. Pronti per l'assalto. Abbiamo vinto! Sergente, fate l'appello per vedere chi manca! Signor comandante, il soldato Topolino è assente! Topolino? È mai possibile? Soldato Topolino, dove siete? Sono qui! Dove? Qui! Nella trincea nemica! Ho fatto 50 prigionieri! Bravo! Tieni duro, Topolino, che veniamo con i rinforzi!